Ma tornando adesso, Davide, cosa dobbiamo dire? Beh, mica si torna dopo. Cosa dobbiamo dire adesso? Adesso Toxen! Conosci Toxen? No, assolutamente. Non è un prodotto farmaceutico, ma si tratta di un sensore anticaduta. Se lo metti in testa, non cadi mai più, non cadrai mai Wow. più. Quindi tipo per le gare consigliatissimo, per fare Dai, tutti i Matteo, se risultatoni, te ma tamponi. no, se te cadi, chiami i soccorsi. Quindi se Ah. hai un amico, ce l'avrai un amico, no? Un'amica, un amico. Vabbè, Vabbè, la mamma. forse qualcosa trovo, La sì. mamma. Sì, E se te assolutamente. cadi, arriva una segnalazione a tua mamma nel fatto che sei caduto, che cerchi i soccorsi. Però naturalmente prima ci sarà una richiesta. Vabbè, non sto a spiegarlo, guarda il Mettiamo, servizio. certamente. Vieni al servizio. In un giro serale con gli amici sei caduto e ti hanno trovato 2 giorni dopo? Allora, una soluzione che ti consiglio, oltre che cambiare amici, è il sensore anticaduta Toxen, un sensore in grado di inviare un avviso di aiuto in caso di caduta. Disponibile in 2 colorazioni, rosa e nero, al prezzo di 79,90 €. Ma andiamo un attimino a conoscere nel dettaglio se vale la pena investire un simile budget in questo accessorio di sicurezza. Ciao! Ma facciamo un passo indietro. Chi sono gli inventori? Gli inventori sono due ingegneri, il quale hanno vissuto una esperienza in prima persona di un loro amico, il quale è caduto, è stato vittima di un incidente, ma fortunatamente, ok, non ha avuto ripercussioni gravi sulla sua vita, però è stato per caso ritrovato da alcuni passanti e da lì è nato un po' il dubbio. Ma se non l'avesse trovato nessuno? Ecco che allora è nato Tuxen, che grazie a una campagna crowdfunding ha trovato la propria linfa vitale per poi vendere sul proprio store online. Il sensore si carica tramite classico USB-C, l'USB più moderna che si usa in molti cellulari. Ha un'autonomia molto lunga, stimata in 3 mesi, circa 120 ore di utilizzo, poi dipende naturalmente da quanti chilometri fai sulla bici. Il sensore è impermeabile e si può porre sul proprio casco grazie a una colla 3M, non è altro che la stessa colla che usiamo per i supporti di GoPro, quindi una colla resistente ed è difficile, diciamo, perderlo per strada. Ricordiamo che alcuni caschi come Alpina e Uvex hanno avviato un accordo con Tuxen e troviamo tale sensore integrato perfettamente all'interno del casco. Lo si può porre dove si vuole, l'importante è che sia posto dietro alle orecchie per un funzionamento ottimale. Due sono le condizioni essenziali per fare funzionare Tuxen: naturalmente avere il cellulare dietro, lo smartphone attivo e acceso e segnale GPS attivato. Il primissimo passaggio è naturalmente scaricare l'applicazione Toxen e aprire un profilo con i propri dati personali. Andiamo a vedere un attimino assieme. Troviamo 3 tabelle: protezione, soccorso e impostazioni. Su protezione possiamo trovare i nostri dati e le info sul nostro sensore, stato e batteria. Mentre su impostazioni possiamo selezionare molti aspetti intrinsechi dell'app, compresi molti materiali informativi completamente tradotti in italiano. Molto utile la funzione timer per il ritorno a casa, dove possiamo impostare appunto un timer oltre il quale il sistema va in allarme per un mancato ritorno a casa. Occhio a questa opzione nel caso dovessimo fare soste un po' sospette, un po' furtive, in caso, beh, mi avete capito. La tab più importante rimane sicuramente quella relativa al soccorso, dove possiamo selezionare le azioni che l'app dovrà fare una volta rilevata la caduta. Chiamate i contatti di emergenza e o alla community di soccorso. I contatti di emergenza li selezioniamo noi da 1 a infinito, non si tratta altro che i contatti che noi nominiamo, i quali verranno avvisati in caso di problema. Potrebbe essere l'amico, il genitore, il commercialista, insomma, tutte quelle persone che verranno contattate in caso di necessità. La community di soccorso invece sono tutti quegli utenti che fanno parte della community Toxen e hanno attivato questa relativa funzione. Quindi si sono messi a disposizione in caso di necessità. Naturalmente in questo caso verranno contattati gli utenti nelle vicinanze e non utenti di altri stati. Ultima opzione, l'SMS di emergenza, opzione che non è disattivabile nel caso i propri contatti di emergenza non abbiano installato l'applicazione Toxen.
Questo perché l'SMS di emergenza sarebbe l'unico metodo di contatto per questi utenti. Ma come funziona la pratica? Quando si verifica una caduta, il sensore rileva l'autonomia e chiede subito, immediatamente, la conferma delle condizioni all'utilizzatore. Vediamo qui a fianco il classico conto alla rovescia presente nell'applicazione, il quale si abbina anche a un segnale sonoro. Segnale sonoro molto utile in caso di falso allarme o di una caduta senza danni gravi. In caso di una mancata risposta entro i tempi stabiliti dell'app, 30-40 secondi, vengono immediatamente allertati i contatti di emergenza e o la community di soccorso. Naturalmente queste sono impostazioni che decideremo noi, come abbiamo visto in precedenza. Le modalità di contatto sono due: si riceverà un SMS con una richiesta d'aiuto e un link con la nostra posizione, altrimenti se abbiamo installato l'applicazione Toxen possiamo vedere delle informazioni più dettagliate. Come possiamo vedere, vediamo alcuni consigli come il recarsi velocemente sul luogo dell'infortunio, chiamare il biker in difficoltà o scegliere di chiamare direttamente i soccorsi se si ha la certezza di un problema grave, sempre sapendo chiaramente la posizione del biker. Per concludere, tutto è molto semplice e intuitivo, nessuna lunga curva di apprendimento, tutto è semplice, si viene guidati passo a passo durante l'installazione e la configurazione dell'app. Una cosa che ho apprezzato molto è il fatto che ci sono tutte le informazioni essenziali senza tante lezioni di stile e informazioni che risulterebbero magari molto belle graficamente ma poco utili. Se giri spesso da solo, Toxen potrebbe essere un bell'acquisto anche per far felice qualche familiare un po' ansioso che comunque potrà tornarci utile in caso di, tocchiamoci un po' i maroni, in caso di problema. Ricordiamo che Toxen è acquistabile online al prezzo di €79,90 e presenta una traduzione completamente in italiano. Difetti particolari non abbiamo trovati, anche se ora il dubbio è: teniamo installato Strava o Toxen? Fatemi sapere. A parte gli scherzi, possiamo usare tutte le applicazioni, ma naturalmente il nostro cellulare, dal punto di vista della batteria, soffrirà. Vi lascio in descrizione i vari link informativi e grazie per aver visto questo video. Ciao, alla prossima! Belli comunque qua i sentieri, belli flow. Ehi, mi suona il cellulare, attenzione. Spero che non sia la mamma, perché a me piace tanto la pasta al ragù. Magari mi chiama. No, Toxen. Toxen? Conosci Toxen? L'applicazione... Sì, è cadute. Oh no. Dice che Matteo è caduto, che ricerca aiuto. Cavolo, dobbiamo andare. Oh, andiamo subito. Che cosa fai qua, Matteo? Cioè, pensavo fossi caduto. Pensavo fossi caduto. Caduto cosa? Dai, ma cosa stai facendo? Mi è arrivato un messaggio di allarme di Toxen. Sì, mi è mai caduto il casco, Cristo. Dai. Ma dai, fastidia di m***a. Che fa?